sono Sabrina Tan e lavoro in Mediobanca e mi occupo della selezione e della formazione. Oggi ho collaborato con il servizio placement dell'università, un evento secondo me molto utile perché tanti ragazzi hanno tante belle cose da raccontare su di loro, ma se lo fanno nel modo sbagliato rischiano di trovarsi delle porte chiuse quando invece dietro in realtà c'era una persona veramente valida. Gli elementi fondamentali di un CV, quindi che va inviato alle banche, sono gli elementi che secondo me tutti i CV devono contenere. Sintetico, quindi dare le informazioni importanti in un modo che sia chiaro e leggibile. I dati anagrafici sono importanti e vanno messi ovviamente per primi. La formazione è importantissima, soprattutto appunto se parliamo di studenti. Le esperienze lavorative sono tutte importanti. Ovviamente non andiamo a ripescare l'esperienza da babysitter di 10 anni fa, è poco rilevante per una banca. I famosi lavoretti possono essere utili, interessanti da inserire, soprattutto per chi dopo non ha fatto altre esperienze lavorative. Le conoscenze linguistiche fondamentali insieme alle conoscenze informatiche, non dimentichiamo gli interessi e gli hobbies che dicono tanto di una persona. Ho incontrato dei ragazzi che hanno delle passioni fantastiche, qualcuno che suona il pianoforte da 15 anni, un altro che insegna basket ai ragazzi, importantissimo. Un altro punto interessante che può essere inserito sul curriculum in qualche modo è far capire quali sono le soft skills che uno ha. Tramite appunto attività sportiva, piccoli lavoretti, sottolineando magari anche qualche lavoro di gruppo che magari è stato fatto all'università, piuttosto che qualche collaborazione anche in università o in qualche associazione, uno riesce a trasmettere delle qualità, i famosi soft skills che sono stati acquisiti. Nella mia esperienza di selezionatrice ho visto tantissimi CV, ho incontrato tantissimi ragazzi. Ho ricevuto un giorno un curriculum di forse 4-5 pagine, l'ultima pagina era una bellissima foto in formato A4. La persona era una persona gradevole, quindi non mi è dispiaciuto. Però se mando il curriculum a una banca e non a un'agenzia di modelle, evito di mettere la foto in A4, la metto nell'angolino in alto, così per aiutare il selezionatore ad associare un nome ad una faccia, ma non per mettere in mostra il mio aspetto fisico, insomma. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto abbastanza ridere. Questo è un punto importante: inserire troppa informazione fa sì che poi l'informazione veramente importante viene persa e diluita in mezzo ad un sacco di cose che proprio non servono. Il curriculum ha lo scopo di presentare a chi lo legge in modo sintetico ma accurato il proprio percorso e farsi conoscere.